Alta tensione durante il consiglio comunale di Battipaglia tenutosi ieri pomeriggio. A scatenare la polemica il resoconto dei primi due anni di amministrazione francese, duramente criticato dalla minoranza, le cui considerazioni hanno fatto infuriare la sindaca, che a sua volta ha provocato la controreplica al vetriolo del consigliere Gerardo Motta. Il documento, io sono stata molto chiara, sono andata a rivedermi anche la fine, per questo inviti tutti coloro alla fine del documento che vogliono dare il contributo a votare il documento, sapendo subito che siamo già aperti in questa sede a contributi, di proposte e di idee che possono arricchirlo. Ci sono gli emendamenti, è un documento che non abbiamo tenuto segreto, che lo abbiamo dato nella riunione dei capigruppi, altrimenti vi dicevo, si parlerà di questo, venite qua e troverete già il pacchetto confezionato. E invece no, è un documento sottoscritto dalla maggioranza e fatto, dato a Franco di riunirvi nella riunione dei capigruppi in modo da renderlo pubblico. Se c'era un interesse potevate fare degli emendamenti e oggi votare gli emendamenti. E poi scusate, io ho sentito solo offese in questa discussione. L'ultima, una soprattutto, a parte offese personali, cioè io non so condurre, non so stare a un tavolo perché non ho gli attributi maschili, perché chi ha questi attributi può stare ai tavoli. Ma questa veramente è un'affermazione di un maschilismo unico, questo è il modo di concepire le capacità di una persona. Le capacità di una persona non si vedono se metti con gli attributi maschili su un tavolo. Mi dispiace, ma si vede in base alla qualità, non in base alla prepotenza e all'arroganza, in base al discorso che sai mettere in campo. Ancora oggi io devo ascoltare questi discorsi. È veramente dell'assurdo, nel 2018. Quando si mette questa amministrazione di fronte alle grandi responsabilità che ha e all'incapacità di gestire una città come Battipaglia, si trova sempre il cavillo per girare la torta. Ma la cosa non mi preoccupa, io non ho inteso offendere nessuno. Forse l'avrei offesa se l'avessi detto che aveva gli attributi. Allora mi sarei sentito un'altra scaricata di rimproveri su questa cosa. La verità è una, che siete degli incapaci e che questo documento, che è pieno di voto, non serve a niente. È servito stasera a far rientrare uno, due, tre consiglieri, non lo so, perché per le prossime scadenze state molto preoccupati.